Il progetto La banca dei sogni è stato ideato dalla regista Francesca Merli eh, in una notte di insonnia. <ride> Ha trovato un libro omonimo che si chiama proprio La Banca dei Sogni, ed è un libro che raccoglie eh, i sogni di mille cittadini francesi. Una ricerca che è stata fatta negli anni 70 e pubblicata nell'80 da tre antropologi e sociologi eh, e che categorizza appunto l'attività onirica dei francesi. Eh, da lì eh, noi abbiamo deciso di portare avanti un progetto teatrale perché, perché attraverso l'attività onirica abbiamo capito mh, delle. Cose sui luoghi. C'è un approccio artistico, il nostro, non è un approccio psicologico, sociologico, non abbiamo gli strumenti per farlo, ma eh, attraverso l'attività onerica delle persone eh, abbiamo delle, uh, dei modi per entrare poi nelle storie personali. Quindi, insomma, attraverso l'attività onerica arriviamo a uh, capire che cosa, come l'ambiente ha influenzato la vita delle persone. E, e da lì, quindi, uh, attraverso le storie che scegliamo, perché noi magari interviamo un campione di um, so, 30 persone, e da lì scegliamo quali storie secondo noi sono più significative per avere un quadro del posto, una fotografia del posto.